Ciao ragazze e ciao ragazzi, sono un po' in bilico perché sono praticamente accovacciata. Non riuscivo a sistemare bene la videocamera. Devo comprare assolutamente un treppiedi di quelli che si allungano, cioè quello piccolino, e mi sto massacrando. Alla casa vecchia mi era più facile perché avevo la libreria sulla quale appoggiavo la videocamera, mi sto staccando e quindi era molto più comodo. Ora praticamente ho una finestra qua di fronte, quindi c'è il suo ripiano e vado mettendo scatole su scatole cercando di raggiungere l'altezza, diventa complicato. Comunque, oggi video outfit. È il venerdì sera, sto per uscire, niente di particolare, vado a fare una passeggiata. Fa relativamente freddo, comunque siamo ancora in inverno. E vi faccio delle cose che ho deciso di indossare. Allora, prima di tutto ho raccolto i capelli con una specie di codino che ho fermato con questo fermaglietto dai colori naturali e i capelli più o meno sono lisci, più o meno. Non ho fatto la piastra, non l'ho voluta farne, sto cercando di evitare di farla. Come accessorio ho messo, non so se si vedono da là fuori, comunque dei chiudi buco, come si chiama? Tappabuco, non lo so, a perlina dorata, tipo mi furono regalati per quando sono nata, qualcosa del genere, niente particolare. Al collo non ho messo nulla perché andrò a mettere un bello sciarpone, non volevo che sprecare tra virgolette un accessorio da mettere sotto, visto che arriverò probabilmente con lo sciarpone. Su questa mano ho messo questo bel anello a forma di stella arancione e dorato, lo adoro, questo me lo regala mia cugina diversi Natali fa, eravamo ancora ragazzine. Sull'altro braccio c'è il solito orologio con cinturino d'argentato, il mio cuore a metà su un braccialino in oro dorato, mi stavo tagliando la testa, e poi ho messo questo bracciale rigido che è nero, argentato e arancione per richiamare anche l'anello e il rossetto che non so come vedete, io ora sinceramente lo vedo quasi rosso. Ma è un bell'arancione forte, è una matita di pupa, ora ve la faccio vedere. E questa è la numero, che numero sei? True Lips, e mi serve il numero 28, è un bellissimo arancione. E sugli occhi non ho messo praticamente nulla, ho soltanto 3 passate di mascara, sì, diciamo 3 passate di mascara, forse anche 4. Perché così, visto che la mia frangetta si allunga inesorabilmente, ma ho deciso di non ritagliarla perché più in là vorrei cambiare, farmi una scalatura, probabilmente accorciando anche di molto i capelli, non lo so ancora. Vorrei evitare di tagliarla, però non vorrei accorciare troppi i capelli. Comunque, quindi questi sono il trucco e gli accessori. Allora, non so cosa si vede perché lo schermino è piccinissimo, quindi non vedo niente. Allora, su ho deciso di mettere questo vestito, la parte di sotto è in lana ed è a fiori con dei colori molto naturali, c'è il borgogna, c'è l'arancione e va sfumando leggermente fino ad arrivare anche al blu e c'è una striscia chiara. Non so veramente cosa si vede. La parte di sopra è un marroncino fango tipo quasi vellutato, vellutino, non so come si dica. Con uno scollo tondo a manica ovviamente lunga. È molto caldo questo vestitino. Giù ho deciso di mettere delle calze coprenti marroni perché sono tutte in marrone oggi. Quindi questa è la parte di sopra. Piccola nota, devo ancora mettermi gli stivali che sono nuovi, ora li vado a mettere. Allora, gli stivali che ho deciso di mettere sono questi marroni, sono un recente acquisto, li ho presi da Bata durante i saldi. Hanno il tacco largo e comodo con un po' di para. Particolarità, la parte di avanti è in pelle e la parte di dietro è in tessuto. La cerniera arriva a mezza gamba. Sono abbastanza comodi, vedete la nuova volta che li metto, vedi? In questo momento sembrano abbastanza comodi. Li trovo molto carini, sono comunque giornalieri, mi piacciono molto, arrivano poco sotto il ginocchio, non so se sì, inquadro, vedo la mia marina.
questo è il mio ginocchio, quindi poco sotto il ginocchio. Mi piacciono molto. Allora, come shampoo ho deciso di mettere questa chiara, che però richiama molto tutti i colori. C'è il beige, c'è un po' di blu all'interno, c'è del verde, perché anche sul vestito. Non so come farvelo vedere. Se mi avvicino, vedete più o meno la fantasia. Sarà una chiamata tipo alla Heidi, qualcosa del genere. Comunque, ritorniamo alla sciarpa. Ho deciso di mettere questa qua chiara, molto grande, e l'ho chiusa praticamente, l'ho infilata all'interno, non l'ho arrotolata. A volte mi piace arrotolare le sciarpe, tipo le pasmine le arrotolo, invece queste di lana un po' classiche preferisco annodarle. Stasera metterò questo piumino marrone, arriva poco sopra il ginocchio, con questo collo molto importante, e farò in modo che i bottoni coincidano con il fiocco, diciamo, della sciarpa. Probabilmente la dovrò mettere un pochino più su. Oddio, mi sto strozzando. Ok, quindi più o meno ho perso un bottone? No, pensavo di aver perso un bottone. Sì, ci sono. Quindi più o meno questo è l'effetto sciarpone con questo collone molto carino. In caso di freddo eccessivo ho deciso di mettere in borsa questi guanti, li metto solo a questa mano perché dall'altra non me lo posso far vedere, cioè l'anellone. Sono schiosissimi perché hanno questa parte tipo pelusciosa, sembra una pelliccia ma non lo è, io non uso pellicce vere, solo quelle sintetiche. Molto carino. Che si abbinano molto anche con la borsa. E la borsa che ho deciso di indossare stasera è questa qua chiara beige, con il manico molto corto, anche se si può allungare, ma la differenza è lieve. Quindi porterò, ok, non la si vede, sta qua sotto, sta qua. La porterò giù probabilmente, al massimo al polso, scusate, al gomito, ma a me, come sapete, non piace molto portarle al gomito. Comunque, questo è, se mi manca qualcosa, no. Forse un'altra cosa che volevo dire, sulla matita di pupa ho passato il gloss di una vecchia edizione di Essence, anzi no, era una vecchia collezione permanente di Essence. Aspettate un attimo. Questi qua volumizzanti che uscirono 10.000 anni fa, sta per finire, non so se si vede, è qua. Soddisfazione. Chi ha tanti trucchi come me, sai, quando si finisce una cosa di trucco è una soddisfazione esagerata. Comunque, ancora non ne ho tantissimi. Conosco di peggio. Comunque, vi mando un grosso bacio. Spero che questo video outfit vi sia piaciuto, vi abbia dato qualche spunto, magari solo per una sciarpa color chiara con un cappotto scuro, abbinato ai suoi guanti e alla borsetta. Magari. Comunque, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi. In gamba!